Che sbriga, devi giù. Che c'è? Non vedi come pare caro. Se prendiamo tutto. E va bene. Andiamo, sbrigati. Scusi, potrebbe darmi un passaggio? Mannaggia, qui se non muoviamo le casse non combini niente. Bisogna risciogliere e legare tutto quanto da capo. Fa presto. Guardi, mi farebbe un vero favore. Magari per pochi chilometri, fino a Cassino. No, no, quella lasciala sta. Quella non pesa niente, broccolo. E spingi quella e legala bene. Che si casca, stiamo meglio del cacio pecorino. Sa, io vengo a piedi da Napoli e devo arrivare fino a Roma. Mi dispiace, ma non porto nessuno. Sia gentile, non ho molto denaro, ma se vuole... Ma non è per i quadrini. Se volevo, a Napoli ne trovavo 10 a 3.000 lire l'uno. Guarda un po', va bene così. Sì, va bene, cammina. E allora? Non insista. Non è per cattiveria, ma non vedo come so carico. Non posso. Non fa niente, grazie lo stesso. Ma scusi, invece la vigna a piedi, perché non ha preso il treno? Sì, il treno. Bisogna prenotarsi una settimana prima. E io ho tanta fretta. Sono 6 anni che non vedo la famiglia. 6 anni? Sì, 6 anni. Sono sbarcato l'altro ieri a Napoli. Ero prigioniero in India. Mi dispiace, io lo porterebbe, io l'ho detto. Ma guardi, non è per cattiveria. Ma come faccio? Guardi, io mi arrampico là sopra. Sì, così casca tutta buonasera. Piuttosto, vediamo se potete allacciarsi il treno qui davanti. Ma intendiamoci bene. Senza responsabilità qualunque cosa succeda. Sì, per carità, io le sono veramente grato. Arighè, metti a posto sta valigia. Venga, venga pure con me. Lo sanno che lei arriva? Appena sbarcato ho fatto un telegramma. Un telegramma? Allora stia sicuro che arriva prima lei. Già. E poi chissà se saranno ancora a Roma. È tanto tempo che non ho notizie. Mia moglie aveva dei parenti nel Veneto, certamente sarà andata lassù. Sì, come poteva tirare avanti tutto questo tempo? C'ha figli? Uno. Quando sono partito aveva 3 anni. Ammazzela sta guerra. Uno parte, lascia un fumo e ritrova un uomo. E lei da borghese che faceva? Dottore in chimica. Ah. Sì, aveva un piccolo laboratorio in prodotti farmaceutici. Adesso qua la farmaceutica si guadagna a frego dei quadrini. No, chissà che cosa avrà potuto combinare il mio socio. Saputo però che anche lui è stato richiamato. Ma del resto a me non mi importa degli affari, anche se è andato tutto alla malora, basta che torni e trovi mia moglie e mio figlio. Senta, ci metteremo molto per arrivare a Roma. No, 5 o 6 ore. E ora vedete, già stiamo a Cassino. A Cassino? Sì, questa sarebbe la strada principale, il corso. Che distruzione. Questo non è niente, vedrà dopo. Tanto posso fermarmi. Che metti un po' d'acqua, sbrigati. Subito. Ah.
spaventoso. Ha visto che macello? Capisca, vederlo la prima volta fa un certo effetto. Noi ci siamo abituati, ci passiamo sempre. E quella lassù? È la pazzia? Sì. Era. Madonna. Ah, signor, mi date mezzo chilo dei bricconi? Ma... andiamo, va, che famo tardi. Quant'è? 20 lire. Avete visto, signor dottore? Pare quasi impossibile, ma la vita qua già ricomincia. Andiamo, signor dottore. Parlare, ma una distruzione simile non immaginavo. Questo non è niente, bisogna andare al motore. E sull'Appia cisterna, della Cina, c'è rimasto più un serciampiede, niente. È terribile, non sembrano più neanche case. Guardi quello, signor capitano, quello era un palazzo. Adesso si vedono solo le cantine. Una bricocola? Grazie. Non so perché ho tanta fretta di arrivare, ma ho anche molta paura. Paura? Di che? A Roma mica è successo niente. Tutto in piedi. A Roma la guerra gli è passata vicino, ma non l'ha manco toccato. Ah, eccoli. A Righeccia, Semo. Cosa c'è? Control stop. Posto del blocco. Good morning. Documenti. Tutti in regola, fagioli li muoio a fare, c'è l'autorizzazione, controlli pure liberamente. A Righeccia, fai vedere i fagioli. Se vuoi scarichiamo tutto. Il signore è un dottore, un reduce di guerra, un prigioniero. Siamo stati a prendere il signor maggiore al porto appena sbarcato. Tutte fave, tutte fave. Sì, fave, tutte... Ari, che fagli vedere le fave. Poveraccio, a prescia arriva a casa, se capisce, sono 8 anni che non vede la famiglia. A moglie e 5 figa aspettano. Se preoccupi, signor colonnello, sono formati là, se sbrigiamo subito. Possiamo andare? Vai. Ok. Goodbye. Goodbye. Signor dottor, mo che è passata io posso dire, se quello controllava veramente, qui andiamo a finire dentro tutti quanti, pure lei che non c'entrava. Ma perché, non eravate in regola? In regola? Ma signor dottor, oggi in regola in Italia c'è lei solo, perché è sbarcato ieri. Ecco, se si ferma qui io prendo il tram. Eh no, ormai abbiamo fatto 30. Dove abita? È troppo lontano, a Città Giardino. E non fa niente. La strappata gli Adamo lo stesso. Andiamo, Righè, forza. Grazie. E la valigia. Arrivederci, grazie mille, eh. Per carità, auguri. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, signor capitano. Grazie. Arrivederci di nuovo. È inutile che sono, tanto oggi non c'è corrente. Ah, non c'è... Sandro. Io mi chiamo Sandro. Io mi chiamo Maurizio. Maurizio! Maurizio, ma che fai? Ti sei...
Sandro! 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 Fatti vedere. Vieni qua. Come sei diventato grande. Come sei diventato grande, sei quasi un ometto. Ma come ti ricordavi di me? Mi hai riconosciuto? Ma com'è possibile dopo tanto tempo? Ah, hai visto la mia fotografia? Chi è quello, un tuo amico? Sì. Stavate giocando. Prepariamo l'incendio. Cosa vuoi incendiare tu? L'incendio lo facciamo mica noi, facciamo i pompieri. Ah, i pompieri che arrivano coi pattini? No, i pattini servono per le autopompe. Oh. È buffo Maurizio, eh? E la mamma, dov'è la mamma? Non so, è uscita. E non ti ha detto dove andare? No, non lo dice mai. Ah, non lo dice mai. Aspetta, c'ho una cosa per te. Ma ormai tu hai la bicicletta e... Pronto? Parlo con casa Martini. C'è Patrizia. Sì, Patrizia, Patrizia. Ma vuol dire la signora Martini? Scusi, chi è lei? Sono Armando, sì, Armando. Come? Non c'è. Ah, beh, le dica che se crede di prendermi in giro, si sbaglia. E non cacci fuori la solita storia del bambino malato. Questa sera abbiamo una quantità di tavoli prenotati. Ieri sera la sala era pienissima. Se non viene per le 5, è meglio che non si faccia più vedere. Oh. Senti, Sandrino, vuoi andare a giocare col tuo amico? Sì. Vai. Ieri a Napoli. Ho telegrafato. Ma stai bene, stai molto bene. Anche Sandrino non l'immaginavo così. Oh, povero Paolo, chissà quanto devi aver sofferto. Mi trovi molto cambiata, vero? Ma no, no, tutt'altro. E certo con la vita che hai fatto. Oh, Paolo, come sono felice. Quando ho saputo mi sono quasi sentita mancare. Ma io parlo, parlo. E non penso che tu... Forse avrei bisogno di qualche cosa. Vuoi che ti prepari un tè, un caffè? No, niente, la sera. Non so, forse non hai neppure mangiato. Non importa, grazie. Ma come sei venuto da Napoli? Un po' l'ho fatto a piedi e un po' in camioncino. Oh, poveretto, ma allora sarai stanco, avrai bisogno di riposare. No, no, no. Ah, guarda, hanno telefonato per te. Per me chi era? Non so, un certo Armando. Oh, scusami, sai, dimenticavo. Permetti un momento, caro. Mi sbrigo subito. Oh, guarda, se vuoi fare un bagno, fra pochi minuti c'è il gas. Pronto, mi chiama il signor Armando. La signora Martini. Sai, il gas ce lo danno per poche ore soltanto, allora bisogna approfittarne. Ah, buongiorno, Armando. Ha telefonato? No, non si arrabbi. Sono pronti, sono tutti pronti da stamattina. Ma sì, può mandarli a prendere quando vuole, anche subito. Va bene, arrivederci. Scusa, sai, ma ero già tanto arrabbiato, se no gli telefonavo subito. Ma di che cosa si tratta? Ah, già, tu non sai, non puoi sapere. È una sorpresa, vieni a vedere. Cosa? Vieni, vieni. Guarda, guarda che cosa è capace di fare tua moglie. Ma no. Veramente li hai fatti tu? Ah, sicuro? Vedi, abat-jour, paralumi, lavoro in pergamena. Ora mi sono perfezionata. Ho una clientela vastissima. Straordinario. Ma chi ti ha insegnato a fare queste cose? Ah, nessuno, ho imparato da me. Non è mica facile, sai, specialmente costruire l'armatura di ferro. Ah, lo credo. Ma con un po' di pazienza si finisce con l'imparare. Capirai, dovevo pur trovare il modo di tirare avanti, di guadagnare. I primi tempi li facevo per un negoziante, mi pagava pochissimo. Poi ho incominciato a lavorare per conto mio, ho trovato dei clienti. Certo, ho avuto anch'io i miei momenti di difficoltà. Ma non capisco, avrei avuto bisogno di molto denaro, specialmente nei primi tempi. Io avevo potuto lasciarti così poco. Ma sai, qualche prestito, qualche gioiello che ho venduto. Ma ora non pensiamo più a queste cose, i tempi tristi sono passati. Ora tu sei tornato, potremo riprendere la nostra vita come prima. Come prima? Vedrai, non è cambiato nulla, sai? Vieni, vieni.
Aspetta che apro un momento la finestra. Paola. Guarda. Qui ci sono tutti i tuoi vestiti. Il paltò di mezza stagione, quello d'inverno, l'impermeabile, le tue scarpe. Qui la biancheria, tutta in ordine, tutta stirata. Ecco, vedi, la tua roba ti aspettava qui, come se tu dovessi tornare da un momento all'altro. E infatti io ho sempre avuto questa certezza, che da un momento all'altro tu saresti tornata. Ma che hai, perché mi guardi così? Non so, sono un po' disorientato. Per quanti anni ho pensato a te, al bambino, lasciati così senza aiuto all'improvviso. Sai che in certi momenti mi venivano le idee più nere. E qualche volta ho perfino pensato che... Che cosa? Ci sono certe idee che quando ti assalgono non ti abbandonano più. E invece eccomi qui in casa mia, tutto come prima. Mia moglie, mio figlio, la mia roba. Mi sembra di essere tornato da una passeggiata. Da una passeggiata di 6 anni. Sei contento che torni al tuo papà? Io? Sì che sono contento. Ah, sei contento, te ne accorgerai. Perché? Sai che gusto, tanto qui ci fa più giocare. Tu non capisci niente, il mio papà non è mica come il tuo. Mio padre è stato prigioniero. Che mi è stato prigioniero? Che c'entra, il tuo è stato in prigione perché aveva nascosto l'olio. Il mio invece è stato in India. Come in India? Però mi ha detto che era stato in Africa. Sì, è stato anche in Africa, prima in Africa e poi in India. Ha detto lui che è stato in India? No, lo so, è stato in India con le pantere, le tigri, sulle rive del Gange, come Sandokan. Quale cravatta vuoi? Blearini o questa quadratina? Scusa, cosa hai detto? Quale cravatta vuoi? Ah, quella lì chiara, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Bentornato. Grazie. E 1.000 lire me le date voi, mo. Cosa? Le 1.000 lire me le date voi. Io? È naturale, io e voi. Anzi, mo vi vengo a pigliare subito. Permesso? Vabbè. Dottor, i messicani mi piacciono. I messicani? I messicani? Questo non capisce niente, beh. Mo vengo io, aspettate. Patrizia. Senti, Patrizia, là di fronte si è affacciato uno, mi ha salutato, mi ha chiesto 1.000 lire e poi mi ha detto se mi piacciono i messicani. E il professore? Che professore? Ah sì, il nostro vicino. Tu non lo puoi sapere perché è venuto poco dopo che tu eri andato via. È una brava persona, vedrai. In un bombardamento a Napoli ha perduto la moglie e la bambina, è rimasto solo. Non ne parla mai, però. Ma perché vuole che gli dia 1.000 lire? Ah sì, avevamo scommesso che saresti tornato prima della fine dell'anno. Ah. Ma cosa c'entrano i messicani, poi questo non... Questo non riesco a capirlo neanch'io. E di casa, amici, gente cristiana, qua non c'è nessuno, è una casa abbandonata. Amici, oh, eccola qua, buonasera signore. Onna Patria, mi dà come professore, venite che la portate, guardate. Ah, ecco i messicani. I messicani, questi sono caramelle. Una cosa magnifica, sentite che profumo, sentite. Delizioso. Delizioso, ci sono rosolati al punto giusto, sono un capolavoro. Dunque, donna Patria, voi che avete preparato per cena? Veramente non ci ho ancora pensato, per non ci avete pensato? Beh, vabbè. Dunque, ma niente pasta asciutto? Per amor di Dio, qui ci vuole un brodino leggero, leggero, perché la gente non sa mangiare. Credete a me, la gente non sa mangiare. E già, perché si riempie lo stomaco di volgare pasta asciutto, poi un altro piatto è vero di robaccia, è inutile, poi finalmente il pezzo forte in fondo, quando la fame non ci sta più. E poi allora, è sbagliato, completamente sbagliato. Già, nella vita tutto è sbagliato. Bisognerebbe cominciare dal fondo, tutto al contrario. Per esempio, invece di cominciare prima dagli armamenti, poi la guerra e poi la pace, bisognerebbe cominciare dalla pace. Mi spieghi? Già, perché così la guerra non si farebbe più. Gli armamenti, che ne fai? Gli armamenti sarebbero venuti, ho ragione. Certo che ha ragione, professore. Ma mi dica una sua nuova ricetta. Questa, nuova ricetta. Ma questo è un classico, donna Patrizia, questo è in materia di messicano, non c'è più niente da dire, niente da aggiungere. Pare che questo è un piatto che lo facessero pure gli antichi romani. Ah, sì. Sì, beh, ma allora non si chiamavano messicano perché l'America non era stata scoperta ancora. Già, anzi, non per fare della politica, perché oramai siamo liberi, vi garantisco che prima della scoperta dell'America qua si mangiava meglio, ma molto meglio.
Non immaginavo, professore, che lei fosse così esperto in fatto di cucina. Esperto? Donna Padrima, gli avete detto chi sono io? Io sono un padre eterno, sono un dio. Non conoscete Gwendalina, la contessa Sara, la fata dei fornelli? No, chi sono? Io. Ah, sì. Sono Gwendalina, la contessa Sara, la fata dei fornelli. Su tutti i periodici, la rubrica della cucina, la scrivo io. Ma come? Non mi avevi detto che era professore di lingue orientali? Beh, questa sarebbe la mia professione ufficiale, ma c'è la libertà. Io sono libero docente, gli studenti sono liberi di non presentarsi e sono rimasti io solo lassù. Viva la libertà! Naturalmente, professore, lei stasera resta a pranzo con noi. Si capisce, come io ho fatto i messicani, li ho portati e me ne vado. No, anzi, mettiamoci bene d'accordo. Anche se voi non mi invitate, io seguiterò a venire spesso qua a cena. Bravo. Perché sono solo, sapeste che malinconia mangiare da solo. Come diceva Confucio, eh? Confucio diceva, meglio un chicco di riso in compagnia che 30 maiali da solo. Questa però è una fesseria, perché pure Confucio diceva fesserie. Donna Patrì, qua sono secoli che si fa a gara a chi dice le fesserie più grosse. E già, perché come fate a dividere un chicco di riso? E d'altra parte, una persona solo, come fa a mangiarsi 30 porci? Acqua. Ancora acqua. Donna Patrì, l'apriamo quella bottiglia, o no? Sicuro? Sai, quello champagne che ti regalo con tuo amico. Ma come, ce n'è ancora? Si capisce che c'è, aspettavo il tuo ritorno. Sono 3 anni che sto facendo amore con quella bottiglia, ce lo dicevo sempre, apriamola, porta fortuna, è buon augurio. Beh, vedi che gli ha portato fortuna lo stesso. Già, ma può darsi pure che se l'aprivamo 3 anni fa, la guerra forniva prima. Ecco, prima a Sandrino, perché ha sonno. Sandrino è in partenza. Era Patrizia. Ah, oh, è al reduce. Poi, se permettete, a me che sono 3 anni che sto aspettando, ecco qua. Adesso ci vorrebbe un brindisi per il reduce. Una volta per il reduce c'erano fiori, bandiere, discorsi, musiche. Adesso si può dire solamente, caro reduce, non è stata colpa tua. Eh sì, proprio così, professore. 6 anni di vita buttata via così per niente. Quante tragedie, quante famiglie distrutte, disperse. Io invece... Grazie, Patrizia. No, non devi ringraziare me. Io ho fatto quello che dovevo fare. Ma ora non pensiamo più al passato, dimentichiamo. Brava, brava, donna Patrizia, questa è la vera saggezza. Dimentichiamo. Per esempio, i messicani miei com'erano? Buoni, buoni. Dottor, dite la verità, perché io non mi offendo. Erano una fetenzia, Dimentichiamo. Dimentichiamo. Scusate un momento, lo porto a letto. Sì, sì, vai, vai. Su, vieni, Sandrino. No. A letto, su, su. Buonanotte. Buonanotte, papà. Buonanotte, professore. Buonanotte. Dottor. Donna Patrizia, eh? Che coraggio, che forza d'animo. Eh sì, lo so. Lei... No, grazie, io non fumo. Sì, voi avete passato i guai, ma qua nemmeno sono state rose e fiori, eh? Ricordo, ogni tanto una telefonata, non uscire, sei raffreddato. Oppure, a Piazza Fiume tira vento, dottore, che vento. Un vento che portava via tutto e ti saluto, è la notte. La notte, ogni telefonata, non so, una scampanellata, oppure un rumore d'automobile di strada, il cardiopalma. Eppure, lei sempre serena, tranquilla, anche nel momento che il ragazzo sembrava che... Eh sì, lo so, ha un carattere fortissimo. Pensi che non l'ho mai vista piangere e credo che non abbia mai pianto in vita sua. Quando sono partito, sapeva che forse non ci saremmo visti più. Mi guardò fisso ma senza una lacrima. Le tremavano un po' le labbra, però. Ricordo che rimasi male, mi sembrava una prova di freddezza. Si desidera? Vado là al laboratorio e prodotti farmaceutici. Prodotti farmaceutici? Sì, là in fondo al cortile. Vabbè, vada pure. Scusi,
Ma qui non c'era un laboratorio chimico. Non lo so, adesso c'è la distilleria Croci. Ah, Croci, dov'è il signor Croci? Sarà in ufficio, al primo piano. Va bene, grazie. Senta, Gasperini, non complichiamo le cose, vero? Con queste difficoltà noi finiamo per disgustare il cliente. Vuole 2000 bottiglie di whisky e va bene, bisogna dargli. Signor Croci, come facciamo? Lo sa che mancano i vuoti. Insistiamo perché lo accetti in fusti. Ma provi, se accetta, tanto meglio. Sì. Si può? Oh, Paolo, finalmente! Come va? Come va? Fatti vedere. Ma stai benissimo. Sì, sì, non c'è male. Vieni, mettiti a sedere. Senti, questa proprio non me l'aspettavo, Tu sei qui da 3 giorni, io l'ho saputo poco fa per combinazione, ti fai vedere soltanto adesso. Sai, volevo venire prima, ma fra una cosa e l'altra... mettiti a sedere, raccontami, raccontami. No, per carità, il racconto dei miei guai l'avrò fatto almeno una decina di volte. Del resto poi te lo puoi immaginare, no? Piuttosto, parliamo un po' di noi, dei nostri affari. Ma cosa è successo qua? Ho trovato tutto cambiato. Non c'è più il nostro laboratorio, invece camion, cassette di liquori, questo bello ufficio. Ecco, sai, bisogna che ti spieghi come stanno le cose, dunque... Ma siediti che... No, grazie. Dopo la tua partenza, noi qui abbiamo passato un momento molto grave. Del resto tua moglie ti aveva spiegato tutti i guai che ti sono capitati addosso. Sì, sì, me l'ha detto. A proposito, mi dispiace di non averla potuto aiutare, ma io mi trovavo in una situazione difficilissima. Siamo stati sull'orlo del fallimento, Poi per fortuna sono riuscito a fronteggiare la situazione. Adesso è inutile che ti spieghi i dettagli. Ho fatto un concordato con i creditori. Poi ti farò vedere i conti, sai. Insomma, è andato tutto a posto. Io ho pagato qualche tua tassa, qualche debituccio. Piccolezze, si tratta di poche migliaia di lire. Quanto? Ma no, sono sciocchezze, non ti preoccupare, me li darai con comodo. Permesso? Che c'è? Volevo dirle che la ditta Transetti non solo ha confermato l'ordinazione, ma prende anche 50 fusti di Marsala all'uovo. Sì, va bene, va bene. Naturalmente bisognerà dare 100.000 lire di provvisione, ma l'affare è sempre d'oro. Sì, ho capito, va bene, vada, vada Gasperini, ne parleremo dopo, vada. Vanno bene i tuoi affari, Va bene, oddio sai, è una piccola attività che ho iniziato da poco con degli amici. Un'attività che hai creato sulla nostra azienda, però. Ah, no, no, e questa è tutta un'altra cosa. Già, è un'altra cosa, ma i locali sono gli stessi, la ditta è la stessa. Va bene, ma noi per i locali paghiamo regolarmente l'affitto. Ah, sì, quanto? Abbiamo stabilito un paio di migliaia di lire al mese. E naturalmente i profitti sono per te e i tuoi amici. Beh, è naturale, se hanno messo fuori i capitali. Già, già, già. Per il modo io ti ho spiegato la situazione, vero? Tu non c'eri, ho cercato di tutelare i tuoi interessi meglio che ho potuto, ma... Sì, sì. Ma ora... Va bene, va bene. Beh, arrivederci. Come te ne vai? A proposito, rimettimi la nota delle spese che la passo all'avvocato. Ma come l'avvocato? Che c'entra l'avvocato? Sì, sai, io non mi intendo di note contrattuali, di liquidazioni. Tu avrai agito benissimo. Ma io sono sicuro che al posto tuo mi sarei comportato diversamente. In ogni modo, l'avvocato vedrà. Ma no, ma che discorsi? Ma perché vuoi mettere di mezzo gli avvocati? Ecco, ecco la vostra mentalità di reduci. Vi sentite tutti danneggiati, tutti vittime. Scusa, tu dimentichi che qui hai un amico. Ti pare possibile supporre che dopo aver creato una cosa insieme io abbia pensato anche lontanamente ad allontanarti? Ma neanche per sogno, noi lavoreremo ancora assieme, guadagneremo assieme, vedrai, vedrai. Scusa. Chi è? Ah, sei tu? Sì, lo sai chi c'è qui? Paolo. Sì, Paolo Martini. Adesso te lo do subito. Sì, mia moglie. Pronto? Buongiorno, signore. Bene, grazie. Sì, un poco. Ma sì, sì, certamente, con piacere. Certo, uno di questi giorni, signore. Ma che uno di questi giorni? Stasera, stasera si cena insieme, dammi qua. Pronto, Maria? Senti, passa con la macchina a prendere la signora Martini. Sì, sì, al solito posto, noi veniamo là direttamente. Sì, veniamo con l'altra macchina. Oh, mia Camilla, tu sei tanto bella. Tu voce fresca dal mio cuore, per l'ardore palpitare. Camilla, vinta la barchettella, seduti in alto mare per sognare, sol con te voglio restare. Vieni che sento già delle sirene il canto dell'amore, c'è pienze mamma ma, per dare te le vivi voglio far. Oh mia Camilla, tu sei tanto bella, precipiti volissimo, volvente, primo moglie ma scusare. Cotta gente, non si può neanche ballare. Siamo stati fortunati, perché qui se non ci si prenota prima, non si riesce mica a trovare posto, Ma è che a me mi conoscono. Ma come, tutte le sere così ballare? Ma cara signora, la gente vuole bere, ballare, divertirsi, dimenticare i guai. I guai, magari si potessero dimenticare. Ah, ecco com'è mia moglie, lei ci tiene ai suoi guai, ci è affezionata. Se non ne avesse se li inventerebbe. Ma non fare quella faccia da funerale, scherza, ridi, divertiti. Divertiti, ma lasciami stare. Cosa vuole, signora, io fra tutta sta gente, tutto sto chiasso, non so, ma ci ritrovo. Perché? È così gaio, divertente. C'è un'atmosfera di allegria, di festa. Non me la sarei mai immaginata così. Ecco, brava signora Patrizia, lei è la moglie che ci sarebbe voluta per me.
E tu che ne dici? Ti piace? Molto bello, molto interessante. È vero che da un'ora aspettiamo il caffè. Beh, si capisce, ci vuole un po' di pazienza, no? Marco, questi quattro caffè, no? Marciano, tuo commendatore, marciano. Ah, marciano? Beh, allora speriamo che arrivino, no, signora Maria? È quello che dico anch'io. Che gusto si deve mangiare fuori, si sta così bene a casa. Ma no, sciocchezze. Dopo una giornata di lavoro fa piacere sbagarsi. No, e poi un ambiente simpatico, bella gente. Ma perché non c'è che dire, eh? Qui la sera viene la più bella gente di Roma. Ma vedete che il tavolo non ci hanno prenotato? Mo se famo due risate, spacco tutto. I signori abbiano un po' di pazienza. Appena si libera un tavolo. Che libera? Abbiamo prenotato, io sono Scorcelletti. Ah, signor Scorcelletti, si accomodi. Basta il nome. Riservato Scorcelletti. Io mi farebbe le fettuccine al guanciale e la coda alla vaccinara. Amiche, sta pozzito. Fettuccine al guanciale e la coda alla vaccinara. Qui è un locale del lusso. Oh, vediamo. Che sarebbe sto tornettos al Matera? Sono presa a poco, come quei filet mignon en boîte che le sono piaciuti tanto l'ultima volta. Insomma, sarebbe carne. Chissà perché la chiamano ciccia. Stampo zitto, stampo. Allora vada per sto tornettos al Matera. Poi abbiamo l'aragosta e poi mi piacerebbe un po' di quel... Guarda chi c'è. Ordinate quello che vi pare, ma vengo su. Signor Capitano, come sta? Tanto piacere da rivederla. Oh, buonasera, come? Anche lei è venuto qui a far un po' di cacciare, eh? Già. La sua signora? No, mia moglie è questa. Ah, quella è meglio. Scusi, sa, non per lei, se figuri. A me anzi mi piacciono più le grasse. Sai, Patrizia, è quello che mi ha accompagnato in camioncino. Ah, sì, mio marito mi ha detto che è stato così gentile. La ringrazio tanto anch'io. Beh, lei ha fruttato molto quel viaggio. Beh, non me lamento. 35.000. 35.000? Ma signore, che c'ho la faccia del pregnone? 350.000. Ah, per pacco. Rendono bene i trasporti, eh? Beh, non me lagno un par di viaggi alla settimana. Anando, andiamo a scegliere queste ragoste, quante ne abbiamo? Ma che sceglie, le abbiamo tutte. Tutte? Tu? Con permesso, se rivedemo dopo. Scusi tanto. Complimenti, signore. E adesso tutti devono cantare. Adesso cantiamo tutti. No, canto io che canto bene, cameriere. Il pianoforte suonava, suonava, mentre la notte scendeva, scendeva. Quando mamma è stata fatta, quando mamma è stata fatta, sapete che ci mettete, voi sapete che ci mettete. Fete fa sta bocca bella, fete fa sta bocca bella. Tutto quello che mettete, tutto quello che mettete. Prego, signora. Ma sì, ma signora Patrizia, andiamo. Canti, signora Patrizia. Su, prego, canti, su. Sì. Andiamo, su. Io t'ho incontrata a Napoli, non ti scorderò mai più. E t'ho promesso a Napoli che tornerò laggiù. Ti dissi partirò domani, ma ritornerò perché il cuore mio, seppur lontano, per sempre l'hai legato a te. A Napoli, paese di canti e fior, oh signorina, ti porterò il mio cuore, ci sposeremo a Napoli, quando il mondo pace avrà,
perché la mia felicità io l'ho incontrata a Napoli. Che cos'è? No, niente, sono un po' stanca. Andrei volentieri a casa. Ah, ma poteva dirlo subito, signore. Marco, il conto! Mi dispiace che per causa nostra devi fare un sacco di strada di più. No, per carità, sciocchinezze. È una bella comodità possedere una macchina in questi tempi, eh? Oh, sì, sì. No, in quanto alla comodità te la raccomando. Pensa che dopo aver lasciato voi devo accompagnare a casa mia moglie, poi portare la macchina in un garage vicino a San Giovanni e dopo tornarmi a casa a piedi. Già, è quello che dico anch'io. Se noi la sera restassimo a casa, non dovrebbe prendersi tutti questi strapazzi. Non le pare, signore? Sì, sì, certo. Beh, sta tranquilla, Maria, che tanto tra poco mettono il divorzio. Tu la sera te ne vai a letto alle 8, io mi prendo una bella donna e passo la nottata a divertirmi. Ma non gli dia retta, dice così per fare lo spiritoso. Stasera fa lo spaccone. Ma di solito c'è un sonno, penserei in piedi. Certo, si capisce, no? Qualche volta. Certo che stasera con questa bella nottata è un vero peccato tornarsene a casa. Se la signora non avesse sonno vi porterei a vedere un posticino qui vicino. Ah, sì, sì, andiamo. Ma come? Benissimo. Non dicevi di essere stanca? Così per un momento. Mi è venuta la curiosità di vedere. Non vi dispiace, vero signore? No, no, anzi, mi fa un piacere. Senti, ma si può sapere dove ci porti? Lascia fare a me. Hai molti quattrini in tasca? Perché c'è pericolo di essere svaligiati. Ma che svaligiati? Stasera torni a casa milionario. Ah. Ha sentito, signora? Signore? Che cosa? Che stasera Paolo torna a casa milionario. Magari. Prego. Buonasera. Oh, andate avanti, vi raggiungo subito. Buonasera. Buonasera, i signori sono soci? No, perché non si può entrare. Veramente un circolo privato. Croci? Che c'è? Che succede? Ma non so, pare sia riservato ai soci. Ma che riservato? Ci faccio quattro tessere, bellissimo. Ma come fanno le tessere così senza sapere neanche loro? E non è che è una formalità. Tanto non serve a niente perché se viene la questura, soci o non soci, ci portano dentro tutti. Ma che c'è pericolo di finire dentro? E come no? Ma non sarebbe divertente, anzi, così tutti in compagnia, no? Spirito. Spirito. Ma non sia. Ecco qua. Sì. Marco, domandato. Carta. Un'altra qui. No, è lì che va. Guarda, no, no, caro. Sei ancato. Ciao, Davatieri. Oh, buonasera, signore. Santa buona numero uno, signore. Quanto? 40.000. 5.000. 5.000 di banca, signore. 5.000. Banco al signore. Banco domandato. Beh. Come va? No, non ne parliamo. Anzi, è meglio che me ne vado, altrimenti ci lascio la camicia. 9. Vuoi il mio posto? Nove. Oh, bada che io è là. No, non importa. Quanto hai? 5.000. 5.000. Adesso se mette a giocare, chi lo leva più da te? Grazie, ciao. Marco, di via. Otto e senti, facciamo qualche colpo di società? Ma io veramente non ho mai giocato. Ma che sì, certo. Siamo soci, dunque. A lei. Lascia fare. Grazie. 5.000. 5.000. Banco. Ah. Io sento che questo banco lo terremo almeno per 20 colpi. Carta. 9. Scusi, è lei la signora Martini? Sì, sono io, perché? È desiderata al telefono. Io? Che c'è? Desiderano la signora al telefono. Telefono? Ma chi ti può chiamare qui? Ma non so, non capisco. Deve essere uno sbaglio. Chi è che la vuole? Non me l'hanno detto, hanno chiesto della signora che è entrata qui poco fa, la signora Martini. 20.000 di banco. Ma è assurdo, non è possibile che ci sia qualcuno. Vado io, eh. No, lascia, non importa. Come non importa? Almeno sappiamo chi è, no? Ma è certamente uno sbaglio. Scusi, il telefono per favore. È nell'ingresso vicino al guardaroba. Grazie. Pronto? Pronto? Ma qui non c'è nessuno. Non saprei, signore. Pronto. Otto. Otto. Un momento, perché c'è anche il 9. Il 9 il banco. Incredibile. Il 9 il banco.
20.000 di banco, signora. La tenga il respiro. Banco, banco ancora. Banco, perché se ci va bene questo colpo siamo a cavallo. Perché non c'era nessuno. 30. Carta? No, no. Di un po', Patrizia. Sei stata altre volte qui? No, mai. Perché me lo chiedi? Niente così, domandavo. Banco di 40.000, signore. Banco! Signora, ci siamo? Ci siamo, trattenga il respiro, eh? A furia di trattenere il respiro ci farà morire asfissiati. Ecco perché non ci voglio venire. Tutta la sera mi fa trattenere il respiro. 7. Ci sta. Potete respirare. Abbiamo perduto. Ecco, vedi. Questo qua giù con la barba sono io. Perché te la sei levata la barba, papà? Perché mi dava fastidio. E allora perché te l'hai rifatta crescere? Perché in India la barba la portano tutti. Non è vero. Come non è vero? Ho visto il ritratto di un fachiro seduto sopra i chiodi e non ce l'aveva a barba. Ma quello stava seduto sui chiodi. Paolo, guarda che c'è la macchina. Sì, vengo subito. La busta con le carte ce l'hai? Eccola. Ti sei già messo d'accordo con Croce? Sì, in via di massima siamo d'accordo. Oggi definiamo. Gentile, Croce. Mandare la macchina a prendere? Eh sì, gentilissimo. Mi fa delle grandi profusioni di amicizia. Ci tiene molto ad avermi come socio. Pare che un reduce per il suo lavoro possa servire. Beh, stai attento. Se fossi in te non mi fiderei troppo di Croce. Perché? Troppo generoso adesso e troppo poco quando tu non c'eri. Povera Patrizia, hai dovuto passare dei momenti terribili, eh? Beh, adesso non ci pensiamo, sono ormai lontani. Torna a colazione? No, non credo. Dobbiamo andare a visitare uno stabilimento da riattare, poi abbiamo ancora delle riunioni. E in ogni modo, semmai ti telefono, eh? Ciao, grazie. Addio, Sandrino. Bravo. Dottore. Buongiorno, professore. Me lo date un passaggio? Prego, Massimo. Sono 300 metri, tanto per approfittare. Ma in capo al mondo, grazie. Prego, prego. Scusi, chi desidera? La signora Martini, abita qui? Sì, abita qui. Grazie. Patrizia? Patrizia? Guarda, c'è qualcuno che ti vuole. Sono le prime impressioni del ritorno, contento? Ah, contentissimo. Pare che la fortuna mi abbia preso sotto braccio. Scommetto che se giocassi al lotto vincerei una quaterna. Giocam. È un'idea. Dove va di bella, professore, adesso? Adesso vado a fare nonna Adelaide. Nonna Adelaide? Alla radio. Vado a provare perché poi stasera devo cantare per addormentare i bambini. Ma lei ha un'attività eccezionale, professore. Non ne parliamo, ma questo lo faccio con piacere. Già, perché ho l'impressione che la sera i bambini, se io non canto la ninna nanna, non si addormentano. E lo faccio bene, faccio la voce di donna, donna anziana, si capisce, una nonna, eh. E nonna, 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 nonnarella, oh. Perché è proprio questo tono, questo ritmo che addormenta i bambini. Lulu basà, mangiata pecorella, oh. E vogliono si scocciano e si addormono. Per quelli già addormentati non c'è bisogno. Oh, io devo scendere lì giù, ecco. Professore, stasera viene a prendere il caffè da noi, no? No, io vengo a cena, ecco. Io non osavo dirglielo. Osi, a che ora? Alle 8 precise. Alle 8 precise sono a casa. Va bene. Ferma qui. Sono le 8. Che ti ha detto la mamma quando è uscita? Ha detto che ritornava subito. Eccomi qua. Sono in ritardo. Dottore, non avete ancora apparecchiato la tavola? Ma no, professore, mia moglie non è ancora tornata, io sono in pensiero, sono ormai le 8 passate. Beh, di questi tempi è inutile guardare l'orologio, basta una sciocchezza qualunque, una camionetta che si ferma per la strada. Ma a che ora è uscito? Veramente non lo so, ma deve essere molto tempo, vero Sandrino? Sì, papà. Ah, eccolo. Ah. No, è passato. Beh, ma state tranquillo, a momenti sarà qua. Su, adesso dormi. Metti le braccia sotto. Buonanotte. Buonanotte, papà. Niente.
Sono ormai le 9:30 passate, bisogna muoversi, agire. Certamente le sarà capitato qualche cosa. Già, oramai a quest'ora. Ma voi non avete un'idea dove possa essere andato? Ma no, anzi mi aveva detto che non sarebbe uscita affatto. Del resto poi abbiamo telefonato a tutti i conoscenti, io non so più a chi rivolgermi. Aspetti, potrei provare anche... Barelli, via Candia 23, mercoledì ore 5:30. Professore, oggi è mercoledì? Sì, è mercoledì. Guardiamo se hai il telefono. Barelli, Barelli, Barelli. Ma che? Non c'è nessun Barelli qua. Desidera. Scusi, abita qui Barelli. Barelli sono io. Guardi, io sono il dottor Martini. Ho trovato questo biglietto di mia moglie con questo nome e questo indirizzo e allora... Sua moglie? Sì, doveva venire qui alle 5. Ah, non so niente. Adele, senti un po', ti circolo. Buonasera, signore. Buonasera. È venuta qui mia moglie, la signora Martini? No, no, ma aveva detto che passava alle 5:30, invece ho aspettato tutto il pomeriggio. E non si è fatta vedere? Anzi, le dica, per favore, che se non mi mandi i pantaloncini del bambino, non posso lavorare. Va bene, signora, grazie, glielo dirò. Buonasera. Buonasera. Pronto? Pronto? Professore. Dottore, non risponde nessuno, si vede che non è tornato ancora. E allora che facciamo? Cosa facciamo? Io credo che bisognerebbe rivolgersi alla questura. Alla questura? Dottore, dove la volete cercare? Se è successo qualche cosa, lì ce lo possono dire. È meglio. Io non ne posso più. Ma che fame, è più di un'ora che aspettiamo. Si informeranno agli ospedali, agli altri commissariati. Ma che te ne frega, Silve? Fatemi telefonare a casa, fatemi. Oddio, è spaventevole. Se intanto fosse tornata a casa. Scusi, potrei telefonare? Questo è il telefono interno, bisogna chiedere al commissario. Martini? Martini, chi è Martini? Sono io. È lei che volevano dirgli di sua moglie? Sì. Vado al commissariato Flaminio. Come al commissariato Flaminio? Perché cosa è successo? Ah, non lo sappiamo. Non è vero di mandarlo là? Va bene. Mi hanno mandato dal commissariato Trevi per avere notizie di mia moglie, la signora Martini. Ah, Martini, aspettate un momento. Lei è il marito? Sì. Sua moglie è qui? Ha ucciso un uomo? Dimmi, cos'è accaduto? Una cosa orribile. Ma dimmi, parla. Hai ucciso un uomo. Ma come, perché? Sì, bisogna che ti dica, che ti racconti tutto. Dopo certo mi disprezzerai, mi odierai. Ma non importa, devi sapere. È stato 3 anni fa. Da quando è ripartito non avevo avuto più notizie. Sandrino era malato. Una malattia strana e incomprensibile che lo faceva deperire di giorno in giorno. L'avevo fatto esaminare da tutti i medici possibili, i più celebri. Lo tormentavano in mille modi. Povero piccolo. Proponevano le cure più difficili, complicate. Lo studiavano,
ma nessuno riusciva a vincere quel terribile male che lo rendeva sempre più debole, più disfatto. Credevo di perderlo da un momento all'altro. Ero disperata. Mi sembrava di impazzire. Non sapevo più dove sbattere la testa. State calma, signora, non vi avvilite. Ma come faccio? Chi dice di portarlo al mare, chi dice in montagna? Le medicine costano ogni giorno di più. Se sapeste, professore, quanto ho speso in questi ultimi tempi. Ho venduto tutto quello che avevo, non riesco più a trovare denaro. Signor, io vi ripeto, in quel poco che posso, se... Grazie, professore, lei ha fatto anche troppo. Ma oramai non si tratta più di qualche migliaio di lire. È una voragine senza fine. Avrei bisogno di molto, molto denaro. E la casa? Sì, proprio stamattina mi ha telefonato l'avvocato. Mi ha detto che è difficile avere un'ipoteca perché non sono state pagate tutte le rate. Cercherà qualcuno che la compri, ma è difficile. Speriamo, chissà. Dopo mi troverò anche senza casa. Sarà terribile. Oh, professore, per favore, risponda lei. Chiunque sia, non ci sono. Non ho voglia di parlare con nessuno. Pronto? Come? Ecco. C'è una certa baronessa Hubert. Chi è? Non so, vuole parlare con voi personalmente. Pronto? Sì, sono io. Mi dica, baronessa. Come? Lei è molto gentile. Ma chi le ha parlato di me? Oggi? Va bene, verso le 4. Buongiorno. Non capisco. Dice che sa di me, della mia situazione. Non so di che cosa voglia parlarmi. Forse che sia per l'acquisto della casa. Prego, sta comodi. La baronessa verrà subito. Addio, cara. Non ti dimenticare. Non dubiti, baronessa. Grazie, grazie ancora. Mi perdoni se l'ho fatta attendere. Prego, baronessa. Ecco, s'accomodi. S'accomodi qua. Sono molto lieta che lei abbia accettato di venire. Per carità, baronessa. Piuttosto non capisco. Lei mi ha detto per telefono che qualcuno le ha parlato di me. Non importa, quello che importa è che abbiamo potuto conoscerci. Io spero che diventeremo delle ottime amiche. Lo spero anch'io. Ma... Una tazza di tè. Leonardo? Il tè? Subito, signora baronessa. Il generale ha mandato questa lettera. Va bene. Mi hanno detto che lei è un'ottima pianista. Ottima pianista? Ma no, conosco appena le note. Allora forse mi sono confusa con un'altra. Io sono così distratta, ma ciò non ha importanza. Io so che suo marito è in guerra. Sì, da quasi 3 anni. Oh, poveretta, immagino la sua pena, la sua preoccupazione. Una signora così giovane e inesperta, trovarsi sola a combattere con le dure difficoltà della vita. Non me ne parli. Vi sono momenti in cui... Non bisogna sgomentarsi. Quando si ha la fortuna di avere una bocca, degli occhi e delle gambe come le sue... Come? Non capisco. Ecco il tè. Molto zucchero? Non lo so. Basta così, grazie. Parliamo un po' di quello che la interessa. Io sono perfettamente informata delle sue condizioni. E c'è una persona, anzi, per essere più esatti, una personalità, che ne è altrettanto informata.
È inutile che le dica adesso chi è questa personalità, ma posso assicurarla che sarebbe pronta a darle il più ampio aiuto. Non so, una somma anche cospicua. Ma scusi, non capisco. E a che titolo questa persona dovrebbe darmi del denaro? Così, per un atto di cortesia. Di generosità. Immagino, mia cara, che anche lei sarà molto gentile con lui. Naturalmente tutto si svolgerebbe con la massima segretezza e discrezione. Perché? C'è un errore, baronessa. Evidentemente non è con me che desiderava parlare. Può darsi. Comunque non è il caso che se la prenda male. Le ho prospettato una possibilità. Nella vita possono capitare tante cose. Questa persona ha un vivissimo interessamento per lei. Io non credo che sia il caso di scoraggiarlo. La prego, basta. Come vuole. Lei ha il mio numero di telefono, il mio indirizzo, in qualsiasi momento, se lei vuole. Signora, abbiamo dovuto... niente di grave. Sandrino! Abbiamo chiamato il medico, ma adesso pare che sia superato. Mi lasci passare. Dottore! Signora, signora, non entri adesso. Il bambino riposa. Sarà meglio lasciarlo tranquillo. Ma avrò diritto di sapere. Signora, è inutile che le nasconda la gravità della situazione. Purtroppo sta accadendo quello che temevo. Ma allora? Ultimo, l'unico tentativo da fare... Un intervento chirurgico è estremamente difficile. Ma sì, qualunque cosa pur di salvarlo. Signora, in Italia non c'è che uno specialista che possa tentarlo con qualche speranza di successo. Il professor Brade di Bologna. Va bene, chiamiamo lui. Telegrafiamoli subito. Va bene, io posso telefonarli stasera stessa. Ma bisognerà considerare, i treni non funzionano e sarà necessario prendere una macchina. Poi lui non è certamente un uomo venale, ma rimanere assente un paio di giorni, la sua clinica, i suoi malati, non sarà una spesa lieve. Vabbè, non importa, qualunque spesa. Penserò io. Ma dottore, gli telefoni subito, subito. Va bene, va bene. In poche ore dovevo trovare una somma enorme. Ho battuto tutte le porte. Ho implorato aiuto in tutti i modi. Ho pregato. Ho chiesto a tutti gli amici, i conoscenti. Ma senza alcun risultato. Niente, niente. Sono ricorsa ai tentativi più assurdi. Nessuno mi poteva aiutare. E intanto le ore passavano. Mi sentivo impazzire per l'ansia, per l'angoscia. Ma non volevo darmi per vinta. Mi sono sottomessa alle preghiere più umilianti. Niente, niente. Ero smarrita, perduta. Non mi importava più di nulla. Avrei dato la vita se fosse stato necessario. Pur di salvare il mio bambino che moriva. Mi dica, mia cara. Ho bisogno di una somma. Una forte somma oggi stesso. Va bene, è possibile. Oggi alle 5 una macchina verrà a prenderla a casa. No, a casa no. Come le vuole. Mi dica lei. Thank you.
Così, solo a questo prezzo ho potuto salvare il mio bambino. È spaventevole, lo so, ma non c'era altro modo. Mi sentivo avvilita, umiliata, insozzata. Ma non avevo vergogna, non avevo rimorso. Poi, come se un destino feroce avesse voluto impormi questa prova, tutto è diventato miracolosamente facile. Un miracolo che è arrivato in ritardo. L'operazione è andata bene, il bambino si è rimesso rapidamente. Ho trovato del lavoro, ho guadagnato del denaro. Quel ricordo orribile si era spento nella mia memoria come un incubo, un sogno pauroso. Mi pareva quasi che non fosse accaduto. E poi tu sei tornato. Ero felice. Tanto felice che avevo quasi paura della mia felicità. E poi? Poi una sera, 2 giorni dopo il tuo arrivo, ti ricordi quella sera che siamo stati con Croci? Ho rivisto improvvisamente quell'uomo. Speravo che non mi riconoscesse, era passato tanto tempo. Ma lui invece mi ha piantato gli occhi addosso. Uno sguardo insultante e oltraggioso che pareva mi spogliasse. Ti dissi che ero stanca, ti ricordi? Che volevo andare a casa. Ma poi per la strada mi accorsi che la sua macchina ci seguiva e allora fui io a chiedere di andare in qualche altro posto. Non volevo che sapesse dove abitavo. Poi ci fu quella telefonata. Io compresi subito che era lui. Poi... Avanti, continua. La mattina dopo venne da me quella donna. L'avevo mandata lui. Mi fece il ricatto infame. Se rifiutavo avrebbe rivelato tutto a te. Ci sono andata sperando di convincerlo, di dissuaderlo con le mie preghiere. Nella borsetta avevo portato la tua pistola. Ero decisa a tutto. Oh, è stata una scena atroce. Più lo pregavo, più egli diveniva violento, brutale. Ad un tratto mi prese tra le braccia. Mi divincolai disperatamente. Lottammo così con rabbia feroce. Trassi la pistola e gli cercò di strapparmela. Non so com'è accaduto. Ho udito i colpi, il suo grido. L'ho visto stramazzare davanti a me. Poi non ricordo più nulla. Paolo! Ma come non parli? Non ho niente da dire. Ah, no? Io ti ho confessato tutto. Tu puoi disprezzarmi, puoi odiarmi se vuoi, ma non hai il diritto di giudicare. Che cosa avrei dovuto fare? Lasciar morire il bambino? Per il mio dovere di moglie onesta e fedele. Ah, ma prima il mio dovere di madre. E tu piuttosto, che cosa hai fatto per lui, per me? Voi andate a combattere, non pensate a chi resta. Tornate pieni di diritti, tornate per giudicare. Tutti eroi voi uomini. Ebbene, io ti dico che sono orgogliosa di quello che ho fatto. Sì, avrei potuto fare come tante. Trovare un amico che mi aiutasse. Sapessi quanti me l'hanno offerto. Ma io invece ho preferito vendermi, come l'ultima delle prostitute. E non me ne vergogno, sai. Non me ne vergogno. Paolo! Lasciami passare. Eccomi qua. Oh, finalmente. Ha potuto avere tutto. Tutto. Verbale, fotografie, ecco qua. C'è pure il referto medico dell'autopsia. No, quello non mi interessa. No. L'ha potuto avere dal cancelliere? No, che cancelliere, sì, stavamo freschi. Dobbiamo ringraziare Cicillo Gambardella. Cicillo Gambardella è amico mio. Il presidente del tribunale, vicino a Cicillo Gambardella, diventa un portinaio. Figurati. Gli ho detto, Cicci, devi fare un miracolo. Mi devi procurare questi documenti. In 5 minuti tutto pronto. Professore, se ha dovuto dare delle mance, mi dica pure. Ma neanche per sogno, no? Cicci è amico mio, persona mia. Ci sarebbe voluto una fotografia dell'ambiente. C'è. Eccola qua. Ecco, qui si vede tutto. Ecco, la crocetta segna il punto dove è stato trovato il cadavere. No, non... Qui non si può capire. Non... Dottor, mi volete dire che avete intenzione di fare? Niente, niente, lo so io. Ah, guardi, professore, che noi l'altra sera non ci siamo visti prima delle 9. Come, non ci siamo visti? Sì, quando lei è venuto qui, in casa non c'era nessuno, se lo ricordi bene. Ci siamo incontrati per combinazione prima di andare al commissariato. Beh, ci siamo incontrati per combinazione. Sì. Sto badate, non è che io mi metto paura, per amor di Dio. Io sono pronto a raccontare tutto quello che volete. Anzi, se è necessario, io giuro pure, io giuro qualunque cosa. Ma stiamo attenti, guardate che la giustizia è pericolosa, è un ingranaggio, ci si mette la mano e poi...
Vogliamo fregarla, freghiamola pure. Voi mi invitate a maccheroni e carne. Ma cerchiamo di non rimanere fregati noi. Non si preoccupi, professore. So io quello che devo fare. Quella poltroncina lì era rovesciata. Il corpo è stato trovato presso la scrivania. Evidentemente c'è stata una violenta colluttazione. Vede, signor giudice, un proiettile è rimasto conficcato là. Complessivamente quanti colpi sono stati sparati? 4 colpi. Dalla perizia necroscopica risulta che uno solo è stato trovato nel corpo dell'ucciso. Mi pare che non ci sia altro da vedere. Vogliamo stendere il verbale? Scriva, scriva pure. Oggi, 27 maggio, alle ore 11 antimeridiane... Permesso? Che c'è? C'è un signore di là che vuol parlare con lei. Con me? E chi è? Non so. Dice che è cosa molto urgente. Beh, torno subito. Dov'è questa persona? Nel salone. Buongiorno, signor giudice. Sono stato stamani a cercarlo al Palazzo di Giustizia. Mi hanno detto che era qui, allora mi sono permesso di... Ma lei chi è? Io sono il dottor Martini, il marito... Sì, il marito è... Ah, ho capito. Che cosa desidera? Ecco, signor giudice, si tratta di una cosa molto importante. Se riguarda l'istruttoria in corso, favorisca oggi in ufficio. No, la prego. È una cosa molto semplice. Non è stata mia moglie ad uccidere. Sono stato io. Lei? Sì, io. Avevo dei sospetti. Sospetti fondati non su fatti precisi, ma su apparenze. Quel giorno ho seguito mia moglie quando usciva di casa. Ma è inutile che mi dilunghi in particolari. L'ho vista entrare in questa villa. Sono riuscito ad introdurmi nel giardino senza essere visto da nessuno. Dalla finestra ho potuto seguire quello che si svolgeva qua dentro. Ho udito delle parole. Quell'uomo ricattava mia moglie nel modo più ignobile, allora, signor giudice, non ho esitato. La finestra era socchiusa. Ho mirato. Ho sparato. E poi? Poi si è allontanato? Sì, e anche questa volta ho avuto fortuna perché ho potuto lasciare la villa senza essere visto. E ha lasciato sua moglie così, sapendo che sarebbe stata incolpata. Già, è vero, ma non ho pensato, ho perduto la testa e sono scappato via. Quanti colpi ha sparato? Ah, non mi ricordo, ma mi pare 1, 2, forse più. Senta, io apprezzo pienamente la nobiltà dei suoi sentimenti e mi rendo conto del suo desiderio di scagionare sua moglie, ma mi permetta di dirle che questa versione dei fatti è ben poco credibile. Le assicuro che è stato così. Anzi, se lei vuole, le faccio vedere come sono entrato. Guardi. Ecco, guardi. Io sono passato dalla porticina di servizio. Sono entrato nel giardino e ho costeggiato gli alberi. Poi... Le giuro, le dico la verità. La verità? Ecco, dottore, come giudice a me non resterebbe che prendere atto delle sue dichiarazioni. Ma come uomo devo dirle che tutto ciò è puerile, insostenibile. E soprattutto non può in alcun modo giovare alla posizione di sua moglie. E allora io mi rivolgo a lei come uomo, non come giudice. La prego, mi aiuti. Mi aiuti. Aiuti come? A trovare gli elementi perché questa mia versione diventi credibile. Ma scusi, lei mi domanda. Sì, lo so. Le domando una cosa irregolare, contraria ai suoi doveri, ma è un atto di umanità. Se lei vuole, si può trovare dai particolari dell'istruttoria qualche indizio, qualche... che possa provare i fatti così come io glielo ho raccontati. Allora lei vorrebbe che io l'aiutassi a ingannare la giustizia? E cosa importa alla giustizia se chi ha ucciso sia io o mia moglie? La giustizia vuole un colpevole, uno che paghi, pago io lo stesso. Ah, no. La giustizia deve punire solamente chi ha commesso il reato. E chi può dire, signor giudice, che sia il vero colpevole? Come? Sì, forse lo siamo stati tutti in questi ultimi tempi. Non è una riparazione che io compio, mi creda. Forse in tutta questa tragedia la meno colpevole è proprio mia moglie. Sì, è vero, può anche darsi che lei abbia ragione. Capisco anch'io che in questi casi ci vorrebbe una forma di giustizia più alta, più comprensiva, quella che forse esiste al di sopra degli uomini, quella che sa esattamente valutare più delle nostre misere leggi, ma noi siamo uomini. Ci hanno dato in mano queste leggi come un'arma che deve colpire. E il nostro dovere è colpire, punire. Anche se la giustizia è ingiusta? No, non è ingiusta. È dura, spietata, ma non è ingiusta. Signor giudice,
prego, io devo fare qualche cosa per mia moglie. No. Lei non deve, non può far nulla. Abbia fiducia. La giustizia non è, come molti credono, una nemica assetata di vendetta. La giustizia sa valutare, sa comprendere. È una dura, penosissima prova che bisogna sopportare con animo forte. Le ripeto. Abbia fiducia. Hai visto? Domani c'è la sentenza. Cosa dici? Credi che la condannino? Altro che crederlo, è quasi sicuro. Ha ammazzato un uomo. Va bene, ma l'ha ammazzato per difendersi. Speriamo bene, io non vedo l'ora che sia finita. Aspettami qui, torno subito. Buonasera, signor Croce. Buonasera, signore. E che notizie ci sono? Le testimonianze sono state tutte favorevoli. La figura della vittima acquista sempre più un aspetto equivoco. Sfido io, quello è il più puzzone di tutti i puzzoni che stanno a Roma. Ma se parlavo io ve lo conoscevo bene. Ma allora scusi, perché non è venuta a deporre? E capirà, in certi posti per me banco degli imputati, i carabinieri, e poi avrei dovuto raccontare l'affare che abbiamo fatto insieme, capirà. Però domani, a rischio di andare a finire dentro, vengo pure io. Ecco. Signore, per favore smambi, che lì ce la fa niente, quella parla con me. Se vuol farla accomodare. No, grazie signora, non è il caso, sa, è un'amichetta mia. La moglie va bene, ma sempre la solita minestra. Scusi, mica per lei, perché se lei fosse mia moglie, pezzo di donna così. Scusi, fa così tanto per dire, perché sua moglie manco dipinta. Cioè, volevo dire... meglio che me ne vado. Buonasera signora, ci vediamo dopo. Ecco, è libero. Pronto? Pronto? Ha finito adesso il pubblico ministero. Sì, sì, gli avvocati hanno già parlato. Ah, lui ha chiesto ancora la parola dopo la difesa. Sì, un discorso magnifico, invece di accusarla pareva che si preoccupasse di difenderla. Meno male. Come? E quanto ha chiesto? E voi la chiamate difesa? Questa è un'offesa. Vabbè, noi siamo qua ad aspettare. Che cosa ha detto? Il pubblico ministero ha fatto un magnifico discorso e ha chiesto 7 anni. Come 7 anni? Vabbè, non vi spaventate, si capisce? Quello è il pubblico ministero, non è l'avvocato difensore. E adesso? E adesso la corte si è ritirata per deliberare. Starà molto tempo. Ma naturale, il tempo ci vuole, sapete com'è? La corte si ritira, poi parlano dei fatti loro, ognuno dice la sua, il tempo passa e uno, Dio lo sa, sta fuori. Professore, io non ne posso più. Questa attesa mi fa impazzire. Ma calma, calma, qua se tutto va bene ci vorrà qualche ora. Pronto? Sì, io volevo dire che sta per rientrare la corte. Sì, hanno richiamato la gente. E non si sa, anzi, si sono meravigliati tutti perché si sono trattenuti così poco. Professore, senta lei, perché io non ci resisto, non... Pronto? Pronto? Ah. Dite, dite, avanti. La sentenza. Assolta, assolta! Pronto? Io lo dicevo io! Sì, adesso! Signor Capitano, è assolta! Sì! Dottor, vi posso dire una cosa. Io mi sono messo una paura tremenda. Io mi pensavo che 7 anni non ci luavo nessuno. Meno male. Ci avessero pensato meglio. Ah, è lei, professore? Ecco. Ecco, appunto, mia moglie là con la signora Patrizia. Sì, poverina, è molto commossa. Senta, io credo sarebbe meglio adesso che noi la portassimo a casa nostra. Sì, anche per evitarle delle emozioni. Giusto, giusto. Dice Croci che adesso l'accompagnano a casa loro, va bene? Sì, sì, va bene, va bene. Allora, d'accordo, aspettateci là. Vogliamo sbrigarci. Professore, io non desidero più incontrarmi con mia moglie. Che? Sì, è così. E vorrei pregare lei, che si è dimostrato il nostro migliore amico, di occuparsi di tutto. Ho già preparato la procura, darò ordini alla banca. Una sola cosa vorrei. Che mio figlio restasse con me. Credo che Patrizia non avrà niente in contrario.
Poi del resto di questo ci sarà tempo di occuparsi. Beh, mi pare che non ci sia nient'altro da dire. Allora, ve ne volete andare? Sì. Beh, se avete deciso, io non posso fare niente. Cioè no. C'è una cosa che vi voglio dire. Io mi ricordo, me l'avete raccontata voi, che quando siete sbarcato vi hanno detto che la guerra a Roma è passata senza toccarla. Non è vero, dottore. Questa è una guerra che non ha risparmiato niente, non ha rispettato niente. In certi posti sono cadute le bombe e si sono sfasciate le case. Qui le case sono rimaste in piedi, ma la rovina è la stessa. Tutto è stato rovinato. Qui c'è da rifare tutto. Scusi, non capisco. Lasciatemi parlare. Se uno ha la casa rovinata, che fa? Non credo che dice, beh, io me ne vado, ti saluto, non se ne parla più. Prende un pezzo di legno, comincia a puntellarla, raccoglie i mattoni, le pietre, sgombra le macerie e a poco la rimette su. Voi vi trovate in queste condizioni. La vostra casa è crollata, ma se ve ne andate non ne ricavate niente. Questo è il momento di ricostruirla. Secondo lei dovrei rimanere, vero? Sì, ci ho anche pensato. Mi sento così stanco, così vigliacco che quasi quasi... Ma ora che la tragedia è passata, io non riesco a vedere altro che il lato grottesco, ridicolo. C'è un fatto, professore, che non si può dimenticare. Ed è che mia moglie mi ha tradito. No, no, non potrei continuare a vivere con lei. Queste sono le solite frasi fatte, i luoghi comuni. Sentite a me, queste sciocchezze lasciatele scrivere ai romanzieri, che probabilmente sono tutti cornuti. Dottore, qui ci vuole più coraggio a perdonare che a scappare via. Io ho perduto mia moglie e mia figlia a Napoli, a mezzo metro da me. Sono rimasto in piedi per miracolo. E se è stato un miracolo, vuol dire che quel poco che faccio nella vita serve. Perciò non sono scappato via. Non ne ho mai parlato con nessuno. Con voi sì. Se mia moglie mi avesse mancato, pur di rivederla, pur di riavvicinarmi a lei, le avrei perdonato non una, ma mille volte. Dottore, qui c'è stato il diluvio universale. Ma ve l'immaginate voi, per esempio, Noè, eh? Appena dopo il diluvio universale si metteva a discutere con la moglie, se ne andava per i fatti suoi, dando disposizioni alla banca e il mondo. Me lo dite voi come ricominciava? Beh, Dio mio, forse sarebbe stato meglio. Ma visto che è ricominciato, mo ce lo troviamo sto mondo, serviamocene. Ma allora cosa dovrei fare? Niente, è la vita che ricomincia come prima. Non è successo niente, non c'è stato niente. Vi ricordate quella sera io ero stato invitato a cena da voi? Beh, c'è stato un piccolo ritardo. Lei torna, ci rimettiamo a tavola come prima, niente scene, niente declamazioni, niente perdoni. Non è successo niente. Beh, vogliamo andare a tavola? Sandrino, su, andiamo. Sandrino c'ha appetito. Sandrino al suo posto. La signora qua. Datemi una borsetta e pure il cappello. Ah, comoda. Ecco. Dottor, prego. Accomoda. Quello è il mio posto e guai chi me lo tocca. E adesso vado a prendere la minestra, eh? Dottor, nata ricetta mia. Un altro capolavoro, roba da svenire. Permetti. Ecco qua. Sentite che profumo. Come diceva Confucio, I piaceri della tavola distruggono i piaceri della vita, ma questa è una grossa fesseria, perché i veri piaceri
canti e fiori, oh signorina, ti porterò il mio cuore, ci sposeremo a Napoli, quando il mondo pace avrà. Professore, dottore, non risponde nessuno, io credo che non è tornato ancora. Che facciamo? Cosa facciamo? Io credo che adesso bisognerebbe rivolgersi alla questura. Alla questura? Ma lui di Aretta dice così per fare lo spiritoso. Stasera fa lo spaccone. Ma del solito c'è un sonno che insereggia in piedi. Ecco la vostra mentalità di reduci. Vi sentite tutti vittime, tutti danneggiati. Ma dico, tu ti dimentichi che qui hai un amico. Ma ti pare possibile supporre che dopo aver creato una cosa insieme io abbia pensato così ad allontanarti? Ma che razza di discorsi, neanche per sogno. Non sarà una spesa lieve. Non importa, qualunque spesa. Penserò io. Ma gli telefoni subito, dottore, subito. In poche ore dovevo trovare una somma enorme. Ho battuto tutte le porte. Ho implorato aiuto in tutti i modi. Ma sor dottore, mo io posso dire, se quello controllava veramente, qui andiamo a finire dentro tutti quanti. Pure lei che non c'entrava. Ma perché, non eravate in regola? In regola? Sono tutte oggi regole in Italia, c'è lei solo perché è sbarcato ieri. Paolo! Ma cos'è successo, dimmi, cos'è accaduto? Una cosa orribile. Ma come, ti ricordavi ancora di me? L'hai riconosciuto? No, a casa no. La giustizia deve punire solamente chi ha commesso il reato. E chi le può dire, signor giudice, chi sia il vero colpevole? Come? Sì, forse lo siamo stati tutti in questi ultimi tempi. Che te ne freghi, adesso andiamo a fare più tardi.